Il 21 maggio scorso si affrontavano in finale per conquistare la Serie D. 5 mesi dopo si sono ritrovate faccia a faccia per mantenerla. Così come nell'epica sfida del Curlo di Fasano, Gallipoli-Manfredonia è nuovamente ad appannaggio dei Sipontini, che all'ottavo tentativo colgono così la prima vittoria in quarta serie. A far saltare il banco nel delicato incontro salvezza è l'incursione di Babai a metà primo tempo, utile a dare una bella boccata d'ossigeno al Donia e alla panchina di Franco 5. Si complica invece la situazione del Gallipoli. Alla terza sconfitta consecutiva senza alcun gol segnato, è orfano di una vittoria che manca dal match inaugurale. Nei salentini, mister Carrozza rinuncia dall'inizio ad Artigas. In attacco tocca Jurato e Tommasone. Nel 3-5-2 la novità è a destra con Miggiano. A sinistra, confermato quarta con Scialpi, Sansò e Montagnolo a centrocampo. Nel suo 4-3-3, 5 di abbraccio Hernández sulla tre quarti. Là davanti, scelto Pozzebon come riferimento centrale, supportato da Calem e Babai. Subito nella mischia, il nuovo arrivato Bambà. Sul terreno di Ugento spazi ristretti in avvio. Hernández da fuori chiama Passaseo al primo grande intervento del suo pomeriggio. Al 24esimo il Manfredonia passa. Babai si incune in area e piazza il diagonale. Passaseo tocca, ma questa volta non basta. Donia in vantaggio. Partita non sfavillante. Dagli spogliatoi non tornano Quarta e Montagnolo. Anzano e Nestola chiamati a dare più vivacità alle fasce. Attento come non mai è pulito in uscita il Manfredonia. Passaseo vince ancora il duello con Hernández. Può essere pitoso col piede nell'evitare la doppietta Babai. L'estremo difensore tiene in partita i suoi. L'altro senatore Scialpi prova a suonare la carica, impegnando e non poco il numero 1 Sipontino Rossi. Nel Gallipoli è il momento di Artigas, con lui anche Ranieri per gli evanescenti Jurato e Tommasone, con il classico passaggio del testimone in attacco. I cambi non danno la scossa utile al Gallipoli. Al contrario, Anzano frana così su un avversario al 62esimo. Rigore netto, spedito alle stelle da Pozzebon. Resta lo 0-1 con l'attaccante che lascerà poi il campo a Cesario abbastanza infastidito. I nervi non bastano i salentini. Il Manfredonia conserva il minimo vantaggio fino al 90esimo, operando anche il sorpasso in classifica. Un solo gol subito in tre partite. Registrata la difesa, il Manfredonia ottiene così una vittoria che può rappresentare il crocevia della stagione. Nel prossimo turno sarà derby per entrambe. Sipontini al Miramare contro il Barletta, Gallipoli in casa del Bitonto in un nuovo acceso scontro salvezza.